temperatura si è abbassata e si è fatto il ghiaccio, capito? È una guazza, mica, ma che scherzo. La macchina bagnata, gli mettiamo questo bazooka. E vediamo il risultato. Ecco, praticamente in 10 minuti facciamo 15, hai fatto tutta la macchina e gli hai dato questa protezione. Per questo che la macchina deve essere bagnata, perché così allunga il prodotto. Ma sembra che sia ok, molto liscia, molto nice and beautiful. Ora dovrei fare la prova dell'acqua, spruzzargli sopra un po' di acqua. No? E vedere la fine che fa, vengo anch'io, no tu no, ed i cerchioni non li ho fatti, comunque dai, va bene, adesso non c'ho più voglia, tanto qua si tratta di salvare l'insalvabile, per adesso diciamo così, anche il parafango non l'ho fatto, questo qui ancora tiene, ma quest'altro che è più soggetto no? Come si vede la mascherina è ritornata tale quale quella che era prima, qua si vedono tutte le macchie, no? Della Rusty, però è venuta nice and beautiful, lucida, qua anche i fanali si stanno ossidando, no, dai, guarda, c'è. Ripeto, qualsiasi cosa che è della Watts è destinato a cadere, a marcire, a ossidarsi. Il clacson l'ho cambiato dopo quanto? 4 mesi, 6 mesi, si era ossidato, non suonava più. Questa ancora, però già inizia, ci sono delle macchiettine. Poca roba, però ci sono. Questo qua è già. E ovviamente tutto il resto, insomma si tratta di salvare il salvabile, l'insalvabile, ecco. Per ora va bene, dai, it's ok, l'abbiamo coperto, l'abbiamo protetta un po', perché di notte ghiaccia, di giorno Ilia le soleil, però fa freddo, capito? Siamo a 2-3 gradi. Capito? 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 No? Insomma, cerchiamo di. Però non è male come prodotto, è una sorta di cera,
Slippery when wet, cioè l'acqua gli scivola sopra quando piove, apparently, e via. No, guarda. Però dai, va bene, non c'ho più voglia adesso. Ha nevicato? Quindi l'acqua gli scivola sopra. La neve rimane. L'acqua gli scivola sopra. Però ieri sono già andato in giro e infatti si è sporcata, no? Cosa avevo fatto? In verità, quando l'ho lavata, gli ho passato solamente la spazzola, no? Con il detersivo, e dopodiché l'ho risciacquata. E poi gli ho messo sopra il bazooka. E quindi stavo guardando un po' com'erano i risultati. Ieri andava benissimo, poi l'ho usata e ovviamente si è sporcata, no? Per le strade c'è fango e allora si è sporcata. Ma ste macchie nere che partono da qua? Ah, tu dici che sarà lo sporco di sopra della capote che scende giù. Ah, tu dici? Probabile, eh? Tutto è probabile. Ho capito che non c'è bisogno di diventare matti, che la macchina faccia il suo corso. E cerchiamo di salvare l'insalvabile. Ovviamente la mascherina è da togliere, insabbiare. La macchina è da togliere, da insabbiare e riverniciare totalmente. Se vuoi fare un lavoro fatto a regola d'arte, devi fare così. Altrimenti è inutile che stai a diventare matto a metterci qualsiasi prodotto. Però dai, alla fine è venuta bene. Però vedo che lo sporco non ha scivolato via, ma gli è rimasto attaccato. L'acqua magari scivola via. E per il resto, però, si è sporcata. Ci deve essere un prodotto che la macchina non si sporca, rimane pulita. Ma allora no, è inutile, no? È inutile che prendi una Frode. Questa va bene se è un po' sporca anche. Sì, ma a me piace anche pulita. Mi piace sia pulita che sporca. E allora per adesso la teniamo così. Poi la laveremo di nuovo, gli metteremo di nuovo il prodotto. Comunque quel prodotto lì costa 50 zloty. 50 zloty che sono l'equivalente oramai di 10 euro. E ho visto tra l'altro che il diesel è aumentato. Il diesel qui è aumentato di brutto. Siamo a 6 zloty e 50. Mentre invece la benzina anche è aumentata. Il gas è rimasto stabile, il prezzo è rimasto stabile, siamo a 2 slot e 70, nevica. Ho spostato la Vespa, è partita al secondo colpo, dopo tutta la stagione invernale è partita al secondo colpo, è una bestia. Non ho, a parte la marmitta e la frizione che ho cambiato io me, non ha mai avuto. I love my Vespa. PX 125. Adesso è lì coperta, bella, no? È partita al secondo colpo, terzo colpo, dai, perché al secondo ha fatto. Devo cambiargli un po' di guarnizioni. Almeno, mai fatto nessun lavoro, mai, 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 mai. E con questa sono partito dalla Polonia, sono arrivato fino a Venezia. Venezia sono andato fino sulle Alpi, cioè mica da ridere. Ovviamente poco prima di arrivare a destinazione, gomma bucata. Adesso ho messo queste qua senza camera, ho messo le gomme senza camera d'aria. La Vespa ti rimane un po' scentrata, nel senso non scentrata, però
ha un equilibrio diverso, devi farci un attimo la mano. Come se tirasse un po' più a destra o un po' più a sinistra, non so. Però alla fine, una volta che hai fatto la mano, it's ok. E grande la Vespa. Va bene, dai. That's it. Che dire? Niente.